Allora, Matthew, intanto benvenuto a Roma Fiction Fest e grazie per essere qui a presentarci in anteprima mondiale Reaper Street. Tu in questa nuova serie interpreti l'ispettore Edmund Reid che diciamo, vediamo dopo un po' frustrato a seguito del fallimento della cattura di Jack lo Squartatore. Questa serie di BBC che cosa aggiunge alle altre produzioni cinematografiche e televisive che già abbiamo visto, cioè ha un punto di vista diverso, che cosa ci racconta? I'm not sure what it tells us, but I do know that when I read the script, I was knocked out by the writing. Non sono sicuro che ci dica qualcosa, ma posso essere sicuro di una cosa, che quando ho letto la sceneggiatura, la scrittura della sceneggiatura mi ha lasciato veramente senza parole. And I thought it had a fantastic combination of a period drama, the feel of a period drama, especially the Victorian age, which is fascinating. They were just on the verge of huge advances in medicine and science. E aveva questa innanzitutto questa ambientazione fantastica, proprio dava la percezione dell'era vittoriana. Era una fiction storica molto ben realizzata, soprattutto appunto il fatto che all'epoca fossero quasi sul punto di fare importanti scoperte sia nel campo della medicina che nel campo della scienza. And with that you have it's a format, it's a very you have the propulsive. Very visceral. It's a procedural, it's a cop show, so it moves forward and it has a great narrative arc. E poi a questo si accompagna il fatto che è un continuo andare avanti, c'è una continua spinta, ha un arco narrativo molto bello, molto completo, quindi è molto interessante. And they gave me a very nice bomber hat. E poi mi hanno anche consentito di indossare una bombetta niente male. Grazie mille, Matthew. Grazie.